Piero Marrazzo. Siamo nel cuore di Hebron. Parlare della vostra posizione qui rispetto allo Stato palestinese e agli Israeli. Qui ha un valore ancora più importante. Il Movimento 5 Stelle in questi anni ha sempre detto di non voler avere nessun approccio ideologico sulla questione israelo-palestinese. La prima cosa da fare però è che se veramente vogliamo che ci siano due popoli e due stati, bisogna riconoscere l'altro stato. Quindi, se ho capito bene, se diventerete forza di governo e governerete il paese, voi sarete per il riconoscimento immediato dello Stato palestinese? Questo l'abbiamo chiesto più volte anche in Parlamento e ovviamente abbiamo sempre pensato che sia il punto di partenza. Col riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell'Italia si inizierà anche un processo di sensibilizzazione degli altri Stati dell'Unione Europea. L'obiettivo è che l'Unione Europea convochi una grande conferenza per fare, mettendo insieme le due parti e iniziando a lavorare con uno schema diverso, perché lo schema finora utilizzato non ha funzionato. Di Stefano, questo cosa significherebbe? Andare contro chi? Il Movimento 5 Stelle oggi ha avuto una bella soddisfazione, quella di sedersi a tavolo con i sindaci delle città più coinvolte, Hebron e Betlemme ad esempio, e sentirsi dire: noi crediamo in voi, non perché abbiamo chissà che aspettativa, perché siete fuori dallo schema ideologico e quindi avrete magari la forza di portare avanti davvero questa battaglia, una battaglia di pace prima di tutto. Voi siete stati invitati da Israele, non temete che questa posizione possa, come dire, impedire che voi costruiate un rapporto, oltre che con i palestinesi, anche con gli israeliani? Io non vedo perché, anche perché noi siamo sempre stati molto chiari sulla nostra posizione, non è mai stata una posizione contro Israele. Questo è importante perché noi ci candidiamo ad essere forza di governo e quello che dicevamo prima vogliamo farlo dopo, senza metterci contro qualcuno, ma insieme a tanti per riuscire a risolvere la questione.